super prova di oggi. Questo è proprio come mamma l'ha fatta. Accendiamo. Batteria carica. Motore spento, ci scaldiamo la gamba. Fino a dove riusciamo, perché qui è tosta subito. Bene. Tutto in modalità trail. Prima tacchetta di batteria. 410 metri di dislivello. Adesso vediamo se il consumo va avanti costante man mano che le tacche vanno via. 700 metri di dislivello, ancora una tacca consumata. Sentite il motore un po' urla, non è che sia molto più silenzioso dell'8000. Una tacca, trail in modalità medium, 730 metri di dislivello. Ora proviamo un po' in discesa e poi vediamo. Da scaldare dietro, e da spurgarlo. Catena, ramo. Un po' di strada. Buono sta alberi. Bene, 1154, batteria all'ultima tacca bianca. Adesso sulle altre Shimano, in questa condizione, dopo 10 metri diventava rossa, si spegneva. Adesso io vado avanti fino a vedere quando diventa rosso. Allora, 1277, ancora una tacchetta, non si è ancora spenta. Mi è sorto il dubbio, siccome è bianco e nero magari il rosso non c'è, quindi torniamo indietro prima di essere fregati. Ciao ragazzi, abbiamo fatto la prova di un mostro oggi, Pivot Shuttle, la race, quella con il Shimano E7000. Il motore mi ha stupito per la durata della batteria, che è una batteria da 500, motore Shimano, usato per divertirsi, quindi trail per 750 metri e poi sempre boost. Ho fatto 1280 metri, poi si è spenta e ho notato che anche da spenta riesce a pedalarla. È leggera ed è divertentissima in discesa. Bisogna settarla bene perché noi siamo partiti pronti via, bici nuova, come abbiamo colto i freni ovviamente, la grande. E, però mi sono divertito, è maneggevolissima, 29, 160 davanti, 140 dietro, impressionante la reattività della bicicletta. È una bici che per chi pedala, perché col motore in eco, magari settato al punto giusto, visto che ha tre setting, noi l'abbiamo usato alla media potenza, per me l'eco non c'ha quasi senso, infatti l'ho tenuto per 10 metri, poi ho messo il trail, anche quello a media potenza e si va quasi dappertutto. Poi per divertirsi un po' abbiamo messo a boost, mi sembra buono, sui 1300 metri una batteria da 500 non è male. Certo, avessero messo una 630 sarebbe stata la bici dei sogni di tutti.
E un'altra cosa che ho notato è che le 7000 rispetto alle 8000 non è vero che fa meno rumoroso, è uguale, identico. Quindi il rumore metallico del motorino elettrico c'è e si sente forte. Bene, alla prossima prova.